questi giorni li stiamo vedendo in azione a Ischia, impegnati giorno e notte a scavare tra fango e macerie per cercare i dispersi, senza mai risparmiarsi. A rendere di nuovo agibili le strade o mentre stanno accanto agli sfollati, aiutandoli a tornare nella zona rossa per recuperare quello che il fango non si è portato via. La situazione è ottimale. Il loro lavoro è fondamentale in ogni teatro di crisi e oggi, in occasione della festa della loro patrona, Santa Barbara, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha definito i vigili del fuoco un patrimonio prezioso a vantaggio del paese, lodandone coraggio e impegno. Grazie agli eroi del bene comune, ha detto la premier Giorgia Meloni. Doti spese in ogni scenario di emergenza, a cominciare proprio dagli incendi, dove la loro prontezza può fare la differenza tra vivere o morire. In queste immagini il fronte del fuoco è lungo chilometri, le fiamme alte decine di metri. In controluce due figure piccolissime sfidano l'inferno. Una sproporzione spaventosa che spiega bene cosa sia il lavoro dei vigili del fuoco, uomini e donne che quotidianamente mettono in gioco la vita per il bene di tutti. Clamoroso fu il caso di Alessandria il 5 novembre 2019. Quando Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo non esitarono un attimo ad avvicinarsi a una cascina in fiamme, morirono nell'esplosione che si scoprì causata volontariamente dal proprietario per truffare l'assicurazione. Citiamo loro per ricordare il sacrificio di tutti, un impegno costante premiato anche col conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla bandiera del Corpo Nazionale. Eppure per i nostri vigili del fuoco si potrebbe e si dovrebbe fare di più, a cominciare da una retribuzione commisurata al rischio che corrono. Intenzione ribadita proprio oggi dal ministro dell'Interno Piantedosi. Siamo al lavoro, ha detto, per potenziare le risorse.